Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati la vostra del Micro 91 su Pokémon Ultra Sole, è giorno e dobbiamo andare appunto da Uoli. Ho scoperto comunque sia che ad Uoli al cimitero c'è Marco, un Pokémon che voglio aggiungere alla squadra. Uno dei Pokémon che voglio aggiungere alla squadra. Quindi per il momento, come vedete, ho tre Pokémon, Leopop, Pizza Pie e Slider, rispettivamente Popplio, Metapod e Rockruff. Quindi già avete una prospettiva di quello che sarà il team quando avrò aggiunto anche Murkrow e avrò fatto appunto scambi con lui dandogli la pietra. No, aspetta, non si deve scambiare, si deve far evolvere con la pietra, tipo le pietre elementari, la nero pietra. Quindi è come se fosse una Execute che si evolve in Executor con la pietra foglia, sì. Non so perché mi è venuto in mente lo scambio. Ad ogni modo, non andiamo troppo avanti e parliamo con Nala, che devo accarezzare appunto questo Tauros. Allora, come lo vuoi coccolare? Gli afferri una delle code, gli accarezzi il muso e gli tocchi la criniera. Toccare una criniera a un Tauros. L'ho sempre voluto fare. Tauros non sembra molto contento. Gli accarezzo il muso? Ok, quindi per accarezzare la criniera di un Tauros devo catturarlo. Tauros! Cattivo. Sì, mostrami pure le chiappe mentre te ne vai. Bravo, come i gatti. Non ho un gatto, però so che i gatti lo fanno. Ragazzo mio, non aver paura di partire all'avventura. Incontrerai tante persone e tanti Pokémon e ciò renderà la tua vita ricca e interessante. Ciao! Come ammiro i Kauna. Sono capaci di calmare un Pokémon senza nemmeno lottare. Tauros in fondo sembra tenero, però ho troppa paura, non li salirei mai in grappa. Mi chiedo come tu faccia ad andare avanti nell'avventura. Dite un po', ragazzi, dove andate di bello? Sto accompagnando Andrea a fare un giro a Uoli. Fantastico, ho avuto proprio un'ottima idea, Lidia. Andrea è appena arrivato ad Alola e non è ancora stato in città. Sapete cosa vi dico? Vengo anch'io. Ho voglia di un dolcetto. E forse incontriamo anche nostra madre che sta facendo il cambio di residenza. Wow, che bello, forza, andiamo. Sì, vengo. Non ti preoccupare, Au. Au è sempre il solito. Sai Andrea, Howold è la città più grande di Alola. Non per nulla si chiama How lui. Oh! Rimodellata? So che l'hanno rimodellata un pochettino. Ah, c'è più acqua, sembra. In teoria dovrebbe esserci meno acqua in questa regione, in questa Alola. Questa, ripeto, è un altro universo molto probabilmente dalla Alola che conosciamo. Cioè, guardate, sembra una cosa stupida un personaggio che si va a fare, che va in mezzo all'acqua, oppure uno che sta prendendo il sole sulla sdraio. Ma per il 3DS processare tutto quanto questo po' di roba non è facile. Il 3DS è una console con i controcoglioni. Christian Channel. Il 3DS è una console che fa paura, ragazzi, nonostante sia debole, eh. È una console debolissima, ma fa paura. Che bello il mare! Oh, salve signorina. Ehi, tu! Scommetto che sei nuovo qui ad Alola. Hai l'aspetto di uno che arriva da molto lontano. Perché non sono abbronzato? Ma neanche lei è abbronzata, signorina. Sai come ci salutiamo da queste parti? Alola! Proprio così, prova a dirlo anche tu. Alola! E fare subito amicizia. Quindi questo è quello che doveva fare? Salutarla con Alola! Ok. Scusi, te l'ho spaventata, ma ogni tanto la voce mi parte come un razzo che prende il volo. Quindi di prepotenza mi parte. Che bello. I Wingull volano e a volte lasciano qualche ricordino. Sapete, davvero nei mari delle Hawaii, i mari caraibici, diciamo, tu fai un passo più là e trovi lo strapiombo. Me l'ha raccontato un ragazzo che c'è stato. Ha detto che lui si è ritrovato, stava passeggiando, stava andando in mezzo all'acqua, ha fatto 3, 4, 5 passi, si è fermato, ha guardato in basso e ha visto proprio lo strapiombo. Si è fermato proprio sul bordo, perché altrimenti finiva sotto i metri e metri di acqua. Sapeva nuotare, però per dire che se tu pensi di stare ancora sulla terraferma e poi ti ritrovi lo strapiombo, insomma, un attimo, c'è un attimo di panico. È una cosa vera, quindi nel gioco l'hanno riprodotta fedelmente. Io davvero, ragazzi, tanti particolari che sto notando ora non li avevo notati mentre giocavo per la prima volta. Ok, no, qui non c'è niente. Andiamo. Au ci chiama. Allora, che te ripari di Uoli? È fantastica, vero?
Allora, è davvero meravigliosa. Oh, vieni con me, Andrea, voglio farti vedere un bel posto. Ah, quello con le decorazioni e tutto il resto. Salve, ho sentito dire che qui hai fatto un regalo che ha un po' di exodato, ma è vero? Vedo che la notizia si è sparsa in fretta. Non ci sono ancora molti bug d'Axolotl in giro, ma sono già stati sviluppati gli accessori compatibili. Ecco un po' che vi sono in omaggio. Fantastico! Au. Hai sentito, Andrea? Un po' che visore. Che cosa sarebbe esattamente? Il po' che visore è un accessorio che permette di fare delle foto ai Pokémon. Usarlo è facilissimo, basta toccare l'Atom o premere il pulsante R. Il Pokédex Rotom è davvero una bomba. Non è un Pokémon, ma è sempre al tuo fianco, come la tua squadra. Vabbè, dai, su. Sta cosa, sinceramente, del Pokévisore. Sì, i posti mi sembra che l'ho trovati tutti su Pokémon Sole, ma... non è che mi interessasse. Andrea, come è andato all'ufficio turistico? Il Pokédex Rotom è stato potenziato, ora si possono anche scattare foto. Davvero? Rotom è davvero incredibile. Click. Eh? Che lampo abbagliante. Andrea, la prossima volta voglio mostrarti un posto dove vendono delle delizie. Le malasade, sicuramente. Forse Rotom sta cercando di dirti che vuole fare un po' di foto. Beh, io vado a dare un'occhiata al negozio di vestiti. Ehi, allenatore, ha un po' che visore? Non è da tutti averne uno. Sì, questo che vuole che faccia la foto con la camera di Rotom. Fatto? Fatto! Ok, e possiamo andarcene ora. Dunque, dove voglio andare come prima cosa? Qui. Qui. Voglio andare qui assolutamente. Avete visto cosa c'era dall'altra parte? Sì, mi piace, va bene? Sei contento, Rotom? Devo andare da... vernice fresca? No, devo andare a prendere lo stemma per far diventare il mio Pokémon dominante più grande. Sì, ci sono gli stemmi in questo gioco, che tu raccogli gli stemmi e il Pokémon... Oddio, penso che sia in base al Pokémon a cui dai lo stemma diventa più grande, una cosa del genere. Dovrebbe essere così, non ho capito bene dal trailer come funzionava. Ma dovrebbe essere così. Ed è una feature davvero interessante, ragazzi. Questa è una novità sconvolgente che rivoluzionerà senza altri gameplay. Vedete lì? Purtroppo mo non posso prenderlo, più in là del gioco. Oddio, penso già dal prossimo episodio a questo punto. Dipende quanto vado avanti in questo. Posso farti una domanda, Andrea? Tu vesti ti riceli da solo? In parte, quindi dico sì. Beh, le mutande me le compra mamma ancora, quindi... non è che sto sempre lì a scegliere anche le mutande. Le mutande sono nere. Tutte nere le prende perché... perché le prende nere? Mamma, perché prendi le mutande nere? Non è in casa, niente. Capisco, immagino che quasi tutti si scelgano da soli i vestiti. Col fatto che ho sempre messo i vestiti che mia madre sceglieva per me, non sono mai sicura di quali mi stiano bene e quali no. Ah, ora che ci penso. Sono appena stata in questo negozio di vestiti e mi hanno dato questo. A quanto pare ero cliente numero 99.999, quindi mi hanno dato in omaggio questo anche se non ho comprato nulla. Solo che ce l'ho già, magari interessa a te. Cos'è, Lily? Oh, portalenti. Non mi serve un portalenti. Non ancora. Anche se vorrei gli occhi bianchi. Totalmente bianchi. Qui che cosa c'hanno? Oh, mi dio, uno stemma? Come? Ma ce ne sono già due, ne abbiamo trovati? Oi. Ah, ancora non posso raccoglierli. Va bene. Non posso raccoglierli, ma non fa nulla. Qui c'è uno strumento. Devo andare assolutamente a prendere questo strumento. Oh, Liam. Ah, ora mi spiega lui cosa sono questi. Ti prego, fammeli prendere. Ciao, sono il capitano Liam. Come vedi qui ho attaccato un bel adesivo splendente. Un adesivo? Esatto. Questi adesivi possono essere raccolti da chi fa il giro delle isole e, seguendoli, si ha la certezza di essere sulla strada giusta. In pratica sono adesivi che agevolano il giro delle isole. Posso prenderlo ora? Però c'è questo gruppo di scansafatiche e buone a nulla chiamati Team Skull che gli stacca gli adesivi per intracciare chi fa il giro delle isole. Bisogna stare in guardia.
Tra l'altro mi hanno appena riferito che il Team Skull sta causando disordini in città. Sarà meglio che vada a dare un'occhiata. A presto, Andrea, scova gli adesivi del dominante e raccoglili, mi raccomando. Posso raccoglierli? Sì! Sì. Subito, dai. Prendiamo anche questo. Levati, donna! Dov'era che l'ho visto? Era qui, sono sicuro. Perfetto. Ora però, siccome devo fare il giro per andare di là, dannazione. Non so se devo per forza fare il giro, però qui c'è uno strumento che intendo raccogliere assolutissimamente mentissimo. Vai. Oh, se incontriamo anche nuovi amici Pokémon, non mi dispiacerebbe. Perché il modo in cui si aggiorna il Rotom Dex è grandissimo. Se è un nuovo Pokémon si vede subito. A parte già negli scorsi episodi l'abbiamo visto. Oh, Furfru! Wow! Sapete che Furfru non l'ho mai catturato in Pokémon X e Y? Strano, ma è vero, l'ho ricevuto con uno scambio prodigioso. Ma l'ho ricevuto dopo un bel po' di tempo che ho finito il gioco. Mi ero messo lì a fare un po' di scambi prodigiosi, vediamo che mi capita. A parte un Chansey Shiny, mi è capitato un Furfru, non Shiny purtroppo, perché vabbè, oh, non è che si può avere tutti quanti Shiny. E niente, mi è capitato questo Furfru, dico ok, senza catturarlo ho registrato. Ok, questi non mi dicono nulla. Vediamo un po', qui giù devo... Aspetta, qui si può passare qui? No. Ok, vediamo un po'. No, come si prende? Ah, devo passare di qua. Bene. Stacchi con cura adesivo, lo metti nella borsa. Adesso hai 3 adesivi. Grazie per la... Ehi Andrea, questo è il paradiso delle delizie di cui ti parlavo. Yeah, malasada a volontà. Sai come si dice da Lola? Con le malasadi i Pokémon ti sono più amici. E l'amicizia gusta l'ingegno. I Pokémon sono così carini che non puoi fare a meno di comprargli una malasada. Yo yo yo! Bande convenevoli, nel Team Skull neanche salutiamo, andiamo dritti a sodo! Ma cosa vedo lì? Due beccioni del giro delle isole, poche storie, dateceli subito! Ehi, voi siete quelli che è il Team Skull? Vi conosco, siete dei perdi giorno che non fanno altro che andarsene in giro a staccare gli adesivi del dominante, rubare Pokémon e mettere i bastoni tra le ruote a chi fa il giro delle isole! Ma non avete niente di meglio da fare? Io porto rispetto! Il giro delle isole è solo una gran buffonata e quelli che lo fanno sono tutti dei buffoni! Ci hai già fatto perdere abbastanza tempo, è ora di lottare all'occhio allo Skull! Forza Andrea, diamogli una lezione! Non sopporto chi non ha rispetto per il giro delle isole! Yeah! Ma che... fatemi fare le cose che voglio fare, no? Oh, sta a venire con ti concio per le feste. Ma come osi? Come? Mo ti faccio vedere io. Mo. Hai trovato pane per i tuoi denti. Se ce l'hai. Perché dopo che ti avrò preso a pugni non ce l'avrei più. Oh, uno Zubat. Ho paura. Vediamo un po', cosa ti potrei fare? Sei veleno, quindi pistola acqua. Incantavoce e folletto contro il veleno non vanno d'accordo. Ah, sgomento, non tentennare. Grande Poplio. Grande. Perfetto, un altro pistolacqua e ci siamo. Non tentennare il Pop. Cerco di chiamarli con il soprannome perché tanto prima o poi li chiamerò così, quindi mi sforzo fin da ora. Grande. 69 punti di esperienza. Una sconfitta lampo, già. Più veloce del lampo. Un flash. Ma non arrivare nei lotti di Pokémon? Mi ha proprio conciato per le feste. Ehi compare, squagliamocela, faremo finta che non sia mai successo. Cioè, chi se ne importa di quegli stupidi ciondoli? Non li vorrei nemmeno se me li regalassero. L'amico accanto è già Pain. Certo è quello di Team Skull, se ne hanno il tempo libero, eh. Se si impegnassero nel giro delle isole quanto si impegnano per mettere i bastoni tra le ruote agli altri allenatori, sarebbero tutti campioni. Prima sono andato a porta a gridare a squarciagola che voglio battere il nonno persino quando lotta al massimo delle sue forze. E adesso che faccio? Potrei andare in giro a cercare adesivi del dominante. Ci vediamo, ciao! Ciao anche a te, Au. Ho visto come te la sei cavata contro il Team Skull. Tu e tuo Pokémon avete fatto un ottimo lavoro. Per sdebitarmi rimetterò in sesto la tua squadra. Non ho subito danni, davvero.
Anche la scuola per allenatori mi ha fatto una buona impressione. Il professor Cookie mi aveva detto che eri forte, ma non credevo fino a questo punto. Hai sconfitto l'insegnante senza difficoltà. Tu e tuo Pokémon siete proprio in sintonia. Beh, visto che ci siamo, che ne dici di lottare? Voglio vedere se sei pronto per affrontare la mia prova. Ok. Preparati allora, stai per affrontare la stupenda squadra del sottoscritto, il capitano Liam. Ah! Prima il Team Skull, mo questo qui. Anche lui è Super Cerchio Z. Quindi non è più un semplice cerchio, ma un super cerchio. E ha uno Yanguza. Va bene. Ma andiamo un po' con incantavoce, che ha un effetto normale. Fulmi sguardo. Non mi ricordo se incantavoce è più forte o meno di pistolacqua. Vediamo un po'. Ma mi sembra che Poplio ancora è tipo acqua, semplicemente. Non è ancora folletto, mi pare, Mio Dio, quanto ha tolto azione. Azione ha tolto un botto di punti, oh. Accidenti. Aspetta, so io cosa fare. Bisogna cambiare Pokémon. Vai, Slyla! Volevo chiamarlo Slay a tutti i costi, però è femmina, quindi là per far capire che è femmina. Cosa? No! Ma ti pare? Oh, azione! Sono tipo roccia, stai attento! E se facessi Rogodenti provando a bruciarlo? Oddio, attacco per primo, quindi se facessi morso è meglio, perché almeno potrebbe tentennare. Tentenna anche con... Rogodenti tentenna. Wow, non me lo sapevo. Giuro che io pensavo che Rogodenti bruciasse solamente. Wow, che Axe, ragazzi. Due Axe di fila. Due tentennamenti di fila e Axe puro, Sì, una volta, con Metal Testata, mi hanno fatto tentennare 7 volte. Durante una lotta poi, insomma, online, quindi... A Smirgol. Continua a lottare. Potrebbe farmi schizzo e copiarmi una mossa. Però vado di Rogodenti. Così almeno copia Rogodenti e non mi fa nessun danno, dato che sono roccia. A foglie lama! Cosa? Sapevo che gli Smirgol imparano belle mosse, ma foglie lama? Cavolo, pensavo avesse solo schizzo. Dai! Vabbè, non ti fai niente però, bello. Allora, innanzitutto mille bave, così gli riduco un po' la velocità. Andiamo con pozione, un po' su pizza pie. Voglio vedere quanto mi togli con azione, voglio vedere. Perché un po' mi ha tolti con foglie lama. 13. Oh, facciamo un po' una cosa, va. Rafforzatore. È ancora più veloce lui. È ancora più veloce lui. Tanto ho oltre 50 pozioni. Forse ce n'ho un po' di meno ora, ma... Dato che ho preso... Sì, ce n'ho oltre 50. Dato che ho preso quelle con i bonus della Dual Edition. Oh, è fatta. Mamma mia, quanto ci ho messo. Due minuti? Forse tre solo per questa lotta. Mamma mia, ragazzi. Quasi 3 minuti solo per questa lotta. Oh, mo si evolve però! Dai, pizza pie, dai che mo ti evolvi! Complimenti, hai vinto, grazie. Ma, eccolo, al suo stadio finale! E vai! Ah, che bello!
Se vede le Pokémon alati attaccare Caterpie, li scaccia cospargendoli con la velenosissima polvere che ricopre le sue ali. Che bello. Raffica. Più in là impara anche velen polvere, sonnifero, paralizzante. Impara un sacco di tecniche. Tu, o meglio, tu e la tua squadra siete davvero interessanti. Dovete assolutamente sostenere la mia prova nella grotta sottobosco. Ci si arriva dal percorso 2 se non trovi la strada controllata sul Pokédex Rotom. Alla prossima, Lola! La cosa che non mi interessa sinceramente di questo let's play, attenzione, facciamo a capirci, è quanto possa essere lungo. Non mi interessa se un episodio mi prende anche solo per parlare, non mi importa quanto possa diventare lungo, cioè 100 episodi? Che siano 100 episodi allora. Questa è la disfo che abbiamo visto dall'altra parte prima. E voglio arrivare un attimino al porto, anche se non devo andarci per forza. Ah, qui c'è una TM o MT. Voglio vedere un attimino cosa succede. Ah, però guarda un po'. C'è un simbolo del dominante. Forse ne sono 10 per ogni prova che dobbiamo sostenere. Chi lo sa? Sono cambiate molte cose da Sole e Luna, voglio dire. Eccolo qua un altro. Sì, sto iniziando a pensare che siano o 10 o forse anche di più. Perché se penso che devo arrivare a percorso 2 e c'è anche tutto il percorso 3 da fare, beh, c'è un bel po' di strada, Poca non è. Ok, prendo questo strumento, tanto che mi sa che non c'è altro, no? Vediamo cosa contiene questa MT. E altri Pokémon selvatici potrebbero apparire, nuovi amici. Possibili nuovi amici. Ma tanto due Pokémon già che devo aggiungere alla squadra ce li ho. E il Pokémon di fuoco che voglio aggiungere non lo rivelo fino a che non arriviamo al punto nel quale si può catturare. Sì, lo so. Dovete patire un po'. Bene, penso che per il momento da Hawaii, in questo percorso di Hawaii, ho fatto tutto quello che volevo fare. Non ho fatto tutto quello che si poteva fare, ma quello che volevo. Ora mi sto chiedendo, non è che per caso non ci sarà nulla sul percorso 2 e tutti gli adesivi si trovano qui ad Hawaii? Cos'è? C'è un adesivo scintillante, con un amo riuscirei a prenderlo. E chi mi dà l'amo, ragazzi? Chi me lo dà l'amo? Bene, oggi direi che per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Sintonizzatevi alle 8 per un nuovo episodio di Pokémon Ultrasole. E come sempre vi ringrazio, in descrizione trovate il link per Twitter. E ci vediamo più tardi con un nuovo video. Bye bye.